C'è un telescopio vicino Cagliari che da più di 10 anni osserva il cielo in cerca di nuovi sistemi planetari per studiare i corpi celesti, scoprire i segreti dei buchi neri e monitorare possibili collisioni di asteroidi. Il Sardinia Radio Telescope è stato e continua ad essere uno strumento prezioso per gli studiosi e ricercatori di tutto il mondo, sia per guardare il cielo dalla Terra, ma anche per guardare la Terra dal cielo, come succede negli studi geodinamici sugli spostamenti delle zolle tettoniche. Con la costruzione del Sardinia Radio Telescope si è potuta finalmente creare in Italia la prima maglia di una rete interferometrica di lunghissima base. In pratica si sfrutta una tecnica di interferometria astronomica utilizzata in radioastronomia chiamata Very Long Base Interferometry, che consiste nell'osservazione dello stesso segnale emesso da una radio sorgente da parte di più radiotelescopi, che permette, una volta calcolata la distanza tra i radiotelescopi del sistema, di emulare un telescopio di dimensioni pari alla massima distanza tra gli apparecchi, ottenendo anche una risoluzione che nessun strumento attualmente costruibile potrebbe riprodurre, tanto migliore quanto è maggiore la distanza tra le singole antenne. Nel caso italiano, la rete VLBI, composta dai 3 telescopi di San Basilio in provincia di Cagliari e di Medicina in provincia di Bologna, costruito nel 1965, e quello di Noto in provincia di Siracusa, inaugurato nel 1988, equivale ad un telescopio virtuale grande quanto l'Italia. Il Sardinia Radio Telescope costituisce anche l'elemento più avanzato dal punto di vista tecnologico della rete interferometrica europea EVN, European VLBI Network, che ha il suo centro di controllo a Dwingeloo, nei Paesi Bassi, dove affluiscono in tempo reale tutti i dati dei radiotelescopi che formano il sistema. Da oggi il Sardinia Radio Telescope diventa Sardinia Deep Space Antenna, che è entrato ufficialmente da mercoledì 9 maggio nel programma della NASA Deep Space Network e inizierà ad essere utilizzato anche per il supporto alle missioni spaziali di lunga distanza. Il suo compito principale sarà la comunicazione con le sonde interplanetarie esplorative, sfruttando la sua capacità di captare i debolissimi segnali inviati dai satelliti in orbita, ma sarà anche utile per sorvegliare i detriti spaziali. La Sardegna, con questa iniziativa della SDSA, Sardinia Deep Space Antenna, basata sull'esistenza dell'antenna SRT ma utilizzata per le telecomunicazioni con lo spazio profondo, con i satelliti che stanno navigando per il sistema solare anche talvolta a milioni, centinaia di milioni, più di 1 miliardo di chilometri come nel caso di Cassini, hanno bisogno di comunicare con la Terra per mandare i dati preziosi che stanno raccogliendo e per ricevere i comandi, per fare correzioni di rotta e quant'altro. Bene, da oggi questo grande radiotelescopio si inserisce nella famiglia, nella rete di radiotelescopi che esistono negli Stati Uniti, in Australia, in Sud America, per supportare questo tipo di funzione che è così importante. È impensabile fare esplorazione planetaria nel sistema solare se non possiamo interloquire con questi satelliti. L'antenna è così grande perché? Perché i segnali che i satelliti ci mandano indietro sono debolissimi e per poterli ascoltare e capire occorre un grande orecchio, occorre una capacità di raccogliere una grandissima area di segnale per concentrarlo nel fuoco e poi trasmetterlo, diciamo, agli strumenti di terra che leggono le informazioni che riceviamo. Un'opportunità straordinaria, la NASA è qui presente oggi con noi nel contesto di una collaborazione che vede coinvolti veramente le strutture locali dell'INAF, l'università, i comuni che ospitano le infrastrutture di ricerca e hanno supportato in tutti questi anni queste iniziative. L'ASI ha creato qui in Sardegna una nuova unità di ricerca esterna con dei ricercatori dedicati proprio a questo tipo di attività che inizia oggi ma andrà avanti negli anni, perché stiamo parlando di un investimento che permetterà all'Italia, alla Sardegna, di giocare un ruolo importantissimo per i prossimi decine e decine di anni. L'SDSA, situato a San Basilio in provincia di Cagliari, con una superficie di 64 metri quadrati, misura quasi quanto un campo da calcio, con sopra costruito un palazzo di 35 metri d'altezza, più o meno 10 piani e 3.000 tonnellate di peso. È il più grande telescopio d'Europa. Costruito nel 2006 e gestito dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, il radiotelescopio è stato realizzato con il contributo del Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca, la Regione Sardegna e l'Agenzia Spaziale Italiana, per un investimento totale di quasi 60 milioni di euro.
L'anno scorso con il tuffo della sonda Cassini abbiamo visto la prima sperimentazione di queste capacità che ha il Sardinia Radio Telescope in questo tipo di applicazioni, cioè ricevere i segnali delle sonde. È stato un evento quasi dimostrativo, perché eravamo ormai alla fine della missione, ma è stata l'occasione per l'Agenzia Spaziale Italiana di mettere a punto queste apparecchiature, l'abbiamo fatto insieme con la nostra squadra qui in Sardegna, e verificare sul campo le capacità di questo strumento di inserirsi in questa rete di attività. Oggi si celebra, diciamo, la formalizzazione di questa nuova unità scientifica, di questa nuova configurazione del radiotelescopio della Sardegna, sviluppata insieme all'Istituto Nazionale di Astrofisica, e da qui in avanti si aprono ovviamente ulteriori prospettive di utilizzo. Ci sono missioni programmate, ci sono missioni su Marte su cui le agenzie spaziali chiedono l'intervento di antenne aggiuntive, perché serve una maggiore copertura, e sicuramente il radiotelescopio della Sardegna potrà fare la sua parte. Lo strumento ha infatti la possibilità di lavorare in 6 diverse posizioni focali, per ognuna delle quali è previsto il cambio dei ricevitori con un meccanismo automatico. Grazie a queste caratteristiche è in grado di ricevere segnali con frequenze comprese tra lo 0,3 e i 100 GHz. La sincronizzazione della strumentazione elettronica del Sardinia Radio Telescope avviene con l'utilizzo degli orologi atomici del laboratorio di tempo e frequenza dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, gli stessi che servono per ottenere il riferimento di tempo e frequenza necessario per il funzionamento dei ricevitori.